Il Duomo di Prato, con i suoi marmi bianchi e verdi, il delizioso Duomo di Prato, cattedrale di Santo Stefano, è un vero e proprio gioiello. Osservandolo da fuori, l'elemento che più di ogni altro cattura l'attenzione è il pulpito realizzato da Michelozzo e decorato da Donatello intorno agli anni 30 del 400. All'interno troviamo numerosi affreschi, tra cui spicca il ciclo Storie di Santo Stefano e di San Giovanni Battista, realizzato da Filippo Lippi nella Cappella Maggiore. All'interno del Duomo di Prato è inoltre custodita la veneratissima sacra cintola della Madonna. Secondo la tradizione, questa importante reliquia fu trafugata nel 1312 da un pistoiese, un tal Giovanni di Serlandetto, che intendeva portarla nella sua città. Il furto riuscì solo in parte, dato che il ladro, perdendosi nella nebbia, tornò involontariamente a Prato, dove fu presto catturato. Vi lasciò immagine la fine che fece. Questa è una storia interessante perché racconta molto della verità fra Prato e Pistoia, che è una delle più storiche e sentite di tutta la Toscana. Ho cercato di spiegarvi al meglio le caratteristiche della cattedrale. Spero che siano esaurienti. Ok, grazie e buona giornata.